avvolta dalla notte, ma con passo regolare. Colorato col sangue, ma sempre lucido. Prode cacciatore della chiesa. Le belve sono una maledizione, e la maledizione è una catena. Solo voi siete le vere lame della chiesa. L'uscita dalla pila di corpi ci porta in diverse celle sotterranee, la cui maggior parte vuote. Qui, oltre ad un uomo che ha ormai perso il senno ripetendo le stesse frasi all'infinito, abbiamo un curioso individuo. Pare chiuso in cella, ma non sembra attristato. Sei un cacciatore? È davvero molto strano. Senti il rintocco della campana? Molto bene. Le belve che cerchi non sono qui. Torna alla tua caccia e se dovessi averne l'occasione, dimenticati di questa notte. Ci sono posti che non vanno toccati e segreti che è meglio non svelare. Solo uno sciocco vagherebbe sprezzante del pericolo. Ricordatelo, ci sono posti che non vanno toccati e segreti che è meglio non svelare. Solo gli sciocchi vagano sprezzanti del pericolo. L'uomo ci dice di allontanarci da questo luogo, probabilmente perché è stato fatto prigioniero proprio per questo. Inoltre, parlava del rintocco di una campana. Ma quale? Ma temi la fragilità degli uomini. Le loro volontà sono deboli. Le mie... Le vivi vengono gli attraverso con lusinghe. Dopo aver superato due membri della chiesa, il nostro cacciatore raggiunge l'edificio di cerchia della chiesa della cura. Tuttavia, non senza fatica. Infatti, la chiave per accedere all'edificio di cerchia era nelle mani del corpo dell'enorme bestia che un tempo fu Lawrence. Fondatore della chiesa della cura, colui che si è spinto troppo lontano con il sangue antico, il primo a divenire un chierico belga, il colpevole della piaga di Old Yarnam ed anche il più potente avversario che il nostro cacciatore abbia mai affrontato, tanto che dei cacciatori completamente sconosciuti aiuteranno ad eliminare la temibile bestia. Il nostro cacciatore non è mai stato così soddisfatto di eliminare.
Oh, salve. Non è un bello spettacolo, eh? Il vero volto dell'adorazione del sangue. La chiesa della cura che purifica dalle belve. Qualcuno ha visto i miei occhi. Temo di averli gettati da qualche parte. Ora vedo tutto sfocato. L'edificio di cerchie ha l'aria quasi di un ospedale, ma in realtà gli ormai perduti pazienti altri non sono che cavi di esperimenti. Esperimenti per attingere i grandi esseri alla loro superiore. Uccidimi. Ti prego. Uccidimi. Liberami. Questo posto. Qualcuno. Prima che mi aiuti. Possa impazzire. Sono colpevole. Lo so. Ma non lo farò più. Lady Promesso. Ti prego. L'oscurità umida. Prendi la mia mano. Mi spaventa. Aiutami. In quello che si leva dalle sue profondità. Tra loro ce n'è una ancora con un minimo di senno e che ci rivolgerà la parola. Lady Maria, sei tu? Aspetta, tu non sei lei. Faresti una cosa per me? Vorrei tanto del fluido cerebrale, del fluido scuro. E molliccio. Ossessionata da quel suono di cui tutti i pazienti parlano, anche lei. Lady Maria, salvami. Ti prego. Non sento niente. Oh, grazie. Sei davvero gentile. Delizioso. Oh, riesco a sentire anche il suono appiccicoso. Lo senti anche tu? Sì, sì. Accetti il mio sangue come ricompensa. Ti svelo un segreto. Un tempo anch'io ero una santa del sangue. Ne sono felice. Purtroppo però non posso muovermi. Guarda, lì, sul mio braccio destro. Scusa per il disturbo. Non ti dispiace, vero? E mi chiederà ancora. Ehi là! C'è nessuno? Per favore, ho bisogno d'aiuto. Ci sto provando, ma temo che il suono stia svanendo. Ehi là, sei chi penso io? Oh, ti prego, mi serve del fluido cerebrale. Il rumore appiccicoso scompare in fretta. Ti prego, portami del fluido cerebrale. Devo averlo. Quel suono è l'unica cosa che mi guida. Senza, tornerò a essere quella che ero prima. Una creatura priva di poteri. Magnifico. Ora dammelo. Sentirlo. Sì, il suono che mi guida. Ah. Ah. Grazie. Non so come ringraziarti. Mi hai salvata. Prendi questo amuleto. Me lo ha dato Lady Maria. È tutto quello che posso offrirti, a parte il mio sangue. Ti prego, non mi abbandonare. Ti prometto che farò la brava. Prego, Lady Maria. Ah.
Dietro il grande portone visibile dal basso, vi è un piccolo giardino di creature più vicine ai Kin, ma tuttavia imperfetti. Fallimenti viventi. Cerchi i segreti nascosti nell'incubo, vero? Ti dirò quello che devi fare. Sali sulla torre dell'orologio astrale e uccidi Maria. Lei nasconde il vero segreto. Avanti. Uccidi Maria in cima alla torre dell'orologio astrale. Lei nasconde il vero segreto. Riposandosi, il cacciatore ne approfitta per tornare indietro, liberare dalla follia il cacciatore rinchiuso. Sangue, ma sempre lucido. Prode cacciatore della chiesa. Le belve sono una maledizione, e la maledizione è una catena. Solo voi siete le vere lame della chiesa. Continuando a camminare, giunge nuovamente alla stanza di Evelyn, ma lei è assente. O così pare. Abbiamo perso anche lei. Oh, salve. Portami del fluido cerebrale, ti prego. Un'ultima volta. Il fluido nero e molliccio che mi renderà completa. Il suono appiccicoso mi sussurra qualcosa nell'orecchio. La mia testa è tutto quello che ho. Ho bisogno del battesimo. Ti prego, ti scongiuro. Voglio diventare qualcosa. Ti prego, dammi il suono appiccicoso. Ah, o forse sto già affondando. Affondando. Ah. 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 Vedo una forma, la mia guida. Avverto la tua voce forte e chiara, che curva e sanguina. La mia rivelazione, solo per me. Grazie di tutto. Prima non ero nessuno. Manca una sola stanza da controllare. La stanza dell'orologio. Qui giace il corpo di una donna, dalle vesti apparentemente nobili e dall'aspetto familiare.
I cadaveri vanno lasciati in pace. Oh, conosco benissimo il richiamo irresistibile dei segreti. Solo una morte onorevole potrebbe curarti. Liberarti dalla tua curiosità sfrenata.